Vi siete mai chiesti che mondo sarebbe se non ci fosse la meccanica? Sarebbe esattamente questo. Un mondo vuoto. Benvenuti a Che mondo sarebbe senza, edizione metalmeccanica. Siamo in compagnia di Lorenzo, che ci racconterà come viene fatta la piega a filo. Questo è un tavolino da soggiorno, adesso vi mostro da dove siamo partiti. Questa è la nostra matassa di filo, noi la prendiamo e la andiamo a caricare in macchina. Noi andiamo a passare dentro questi rulli, con una chiave dopo andremo a regolare la pressione in modo che il filo si raddrizzi il più possibile. Adesso faccio partire la macchina che si occuperà di piegare e tagliare il pezzo che ci servirà. Creare queste cose a me dà un sacco di soddisfazione. L'esperienza nella piegatura e taglio dei metalli ha portato Enrico alla produzione di forni. Questi sono stati migliorati grazie ad una vecchia passione di famiglia. La mia famiglia è appassionata di cucina, le accortezze in fase di cottura le ha come passione, allargando il coprivendola, cambiando un po' le dimensioni della camera, e siamo riusciti ad arrivare a un buon risultato. Di conseguenza abbiamo messo su anche un po' di peso, perché con i vari test, varie pastine da assaggiare, ovvio che su 10 teglie ne vengono fuori di pastine. Abbiamo fatto alcuni piccoli passi nel fantastico mondo della metalmeccanica. Nei prossimi episodi conosceremo altre storie. Avete capito che mondo sarebbe se non ci fosse la meccanica?